Siamo con Silvia Repore, founder e co-CEO di H2O Human to Organization. Il tema di quest'anno sono le professioni del futuro della Coaching Expo. Quali sono secondo voi? H2O si occupa di formazione e sviluppo, quindi per noi è strategico capire quali saranno le professioni del futuro e i relativi skill set per poter fornire un'utilità concreta a chi lavora. Però il futuro, come ben sai, è sempre un'incognita e la nostra capacità previsionale, ahimè, non è sufficiente. Certo è che la tecnologia avrà un ruolo molto importante, cosa che spaventa alcuni perché molti mestieri scompariranno, ma ne spunteranno anche di nuovi, così come 20 anni fa non avremmo mai potuto immaginare di trovarci di fronte all'ambizione di diventare architetto di intelligenza artificiale o youtuber, per esempio. Certo, e quindi come il coach può contribuire a supportare o essere d'aiuto per questo futuro incerto? Intanto attrezzandoci a sviluppare quelle nuove abilità che servono ad avere a che fare con l'incertezza e con appunto professioni e mestieri di cui ancora non abbiamo ben delineato i contorni, come per esempio la learning agility, l'orientamento al cambiamento, l'apprendimento continuo, la curiosità, la capacità di fare domande più che di dare risposte e quant'altro. In due parole, quello che noi chiamiamo coaching mindset. Quindi noi abbiamo una scuola di coaching, la Wave Coaching School, e un percorso formativo come coach ci abilita ad acquisire queste capacità che potrebbero essere strategiche per il futuro. L'altra cosa che possiamo fare è quello che viene definito job crafting, cioè modellare il lavoro in base alle proprie ambizioni e alle proprie capacità e modellare se stessi, adattare se stessi ad un lavoro che cambia. E in H2O adottiamo un approccio strengths-based che aiuta le persone a rilevare i propri talenti per poterli indirizzare verso un obiettivo realizzando migliori risultati e con maggiore motivazione. Bene, quindi se il coaching può essere veramente di supporto per lo sviluppo delle nuove generazioni, ti chiedo come il coaching può essere di supporto per le generazioni attuali? Si sente spesso parlare di lifelong learning. In H2O pensiamo che esista anche il lifelong orienteering. Siamo in contesti VUCA che cambiano costantemente e a ritmi molto serrati, e la vita media di lavoro di un essere umano si aggira intorno ai 35-40 anni. È abbastanza inverosimile pensare che non dovremo più e più volte riorientarci attraverso ricollocamenti, job posting, job rotation e quant'altro. E un'altra cosa che sta succedendo in questo momento, proprio frutto di queste generazioni che lavorano insieme, è che molte volte ci sono in azienda ben cinque generazioni contemporanea e quindi possono esserci anche dei conflitti o comunque delle, diciamo, divergenze di visione. Come intervenite? Allora, parliamo sempre di differenze e secondo me parlare di differenze le amplifica. Per fare inclusione bisogna valorizzarle. Valorizzare ha un duplice significato, significa dare valore e mettere in valore, cioè riconoscere che quell'elemento di diversità può portare un'utilità concreta e far fruttare questa utilità. Ti faccio un esempio concreto. Io ho spesso a che fare con colleghi molto giovani che, quando analizzano le informazioni e i problemi, surfano letteralmente fra i dati che hanno a disposizione. E questo, non ti nascondo, che mi genera un po' di resistenza, perché io l'associo ad una superficialità di approccio. L'altra faccia della medaglia, però, è che chi ragiona per ipertesti ha la capacità di ampliare la prospettiva. Quindi, se io do valore a questa diversità, riconoscendone l'altra faccia della medaglia, e la metto in valore, posso per esempio delegare a colleghi che hanno queste caratteristiche una ricerca per farmi aiutare concretamente. Bene, e il coaching come può supportare e integrare le diverse generazioni che contemporaneamente lavorano insieme? Se pensiamo all'ultimo livello di diversità, ognuno di noi è portatore unico, è un mix unico di diversi elementi, quindi le organizzazioni oggi sono ricche di differenze. Come queste differenze sono disciolte in un contesto organizzativo, come in una soluzione chimica, fino a quando non interviene un reattivo che le fa precipitare, creando una base solida per l'inclusione. Ecco, il coaching può essere questo reagente che, attraverso la creazione di progetti e di contesti sociali in cui le generazioni possano cooperare, fa precipitare queste differenze e permette di metterle in valore affinché le une beneficino delle caratteristiche specifiche delle altre. Beh, molto, molto interessante. Senti, Grazie. siamo in chiusura praticamente. Vuoi chiudere riassumendo alcuni punti particolari di questo nostro intervento, di questo tuo intervento? Diciamo che H2O accompagna persone e team verso il futuro,
attraverso facendo emergere i talenti dei singoli verso l'orientamento professionale e aiutando i gruppi a creare progetti e contesti in cui le differenze possano emergere e possano essere messe in valore a vantaggio di tutti, come dire. Grazie Silvia. Grazie a te Massimo. Grazie.